Amici di Toscana My Love, oggi vi porto in un borgo bellissimo. Vi sarà capitato decine di volte di vederlo passando un su in giù per la Sena Bettolla o andando ad Arezzo. Sì, perché in Toscana tanti sono i borghi splendidi dove capita di passare e di non avere né modo né il tempo di fermarsi. Oggi vi porto in una perla della Val di Chiana, in una cittadina che è stata insignita della bandiera arancione e pensate, che è entrata a far parte dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia. Siete pronti? Andiamo a Lucignano, seguitemi! Con la sua caratteristica forma ellittica a strade anulari concentriche, il borgo fortificato di Lucignano costituisce uno dei più interessanti esempi di urbanistica medievale conservata fino ai giorni nostri. Posto in una zona di notevole importanza strategica, Lucignano fu a lungo contesto tra le città di Arezzo, Siena, Firenze e Perugia per il dominio della Val di Chiana. Furono i senesi a munire la città di una cinta muraria nel 1371, mentre ulteriori fortificazioni furono realizzate dai fiorentini con la costruzione, attorno al 1558, di una fortezza. I lavori furono voluti da Cosimo I de' Medici in persona e studiati dall'architetto Bernardo Puccini. Oltre alla fortezza e alla Rocca Senese, che con le sue suggestive torri delinea il panorama di Lucignano, nel paese sono ancora visibili ampi tratti delle antiche mura, con tre delle porte originarie e due torri con apparato difensivo a sporgere. Il perimetro murario trecentesco comprende le porte di San Giusto, San Giovanni e la cosiddetta Porta Murata. Con il passaggio di Lucignano sotto ai Medici nel 1554 si ebbero importanti interventi urbanistici. Oltre alla fortezza, si avviarono i lavori per la costruzione del santuario della Madonna della Querce, attribuita al Vasari e posto fuori dal centro storico, il convento dei Padri Cappuccini e le chiese della Misericordia e della Collegiata. Percorrere le stradine di Lucignano ha il sapore di un piacevole percorso attraverso un intricato labirinto che si conclude una volta arrivati nella zona alta del paese. Da non perdere il Palazzo Comunale, la Chiesa di San Francesco con la sua facciata in stile gotico e all'interno pregevoli affreschi senesi del XV secolo e la Collegiata di San Michele Arcangelo risalente alla seconda metà del 1500 che custodisce uno splendido altare barocco in marmo. L'impianto urbanistico si sviluppa attraverso un'interessante articolazione spaziale e funzionale fra due vie. Una ricca, l'attuale via Matteotti, esposta a sud, luminosa e ampia, dove sorgono i palazzi residenziali costruiti dalla nobiltà, e una via povera, l'attuale via Roma, detta anche Corsica, esposta a nord-nord-ovest, dove sorgono abitazioni più piccole, caratterizzate da un'edilizia rustica e costruite da ceti meno abbienti del paese. Una curiosa epigrafe, poco distante da Porta San Giovanni, recita che in questo luogo, al basso, v'è libertà di suono e canto. La scritta sembra suggerire una divisione della cittadina in due parti, una destinata alle autorità e al loro operoso silenzio, l'altra destinata al popolo e alle sue brulicanti e rumorose attività. A Lucignano, nel Museo Comunale, si trova un'opera che è oggetto di pellegrinaggio da parte di tantissimi innamorati. Secondo la leggenda, infatti, l'albero della vita, albero d'oro, albero dell'amore, porterebbe davvero fortuna. È uno dei reliquiari più famosi della storia dell'arte. È una straordinaria opera d'oreficeria alta 2,5 metri, uno splendido manufatto d'oro e corallo a forma d'albero. Fuori dalle mura è possibile visitare i resti di un'antica fortezza medicea. Si dice ideata da Bernardo Puccini e mai del tutto completata, e che aggiunge al paesaggio un qualcosa di nostalgico, congelato nel tempo. Imperdibile, lì vicino c'è anche il santuario di Santa Maria della Querce, una piccola chiesa eretta nel 1400 e ricostruita un secolo dopo da Giorgio Vasari. A questa Madonna sono attribuiti vari miracoli e sembra che l'acqua che sgorgava dalla fonte adiacente avesse particolari proprietà curative contro la sterilità o la mancanza di latte. Pertanto fu denominata fonte del latte e somministrata, oltre che alle donne, anche agli animali. A Lucignano, durante il mese di maggio, si festeggia l'antica ed amatissima Maggiolata, la festa dei fiori, una grande festa popolare tra carri fioriti, cortee, bandi musicali e gruppi folcloristici. Ora che vi ho fatto vedere tutte queste belle cose, quando vi trovate a passare vicino a Lucignano,
Fermatevi e godetevi una bella sosta! Basta andare in su e in giù come dei matti! Tanto il mondo gira da solo anche senza di voi! Ciao!